Eccellenza Reverendissima, con grande gioia vi accogliamo questa sera nella nostra comunità parrocchiale, in questo tempo di grazia per tutti quanti noi. Permettetemi di salutare con affetto il responsabile nazionale e il vicepresidente dell'Opera dei Discepoli e Apostoli dello Spirito Santo, signor Mauro, signor Antonio e padre Benedetto, che vi accogliamo anche con un grande applauso insieme al nostro vescovo. Che voi, eccellenza, già avete conosciuto, che sono presenti sulla nostra isola per visitare i nostri gruppi e i cenacoli che si dedicano con tanto zelo all'opera dello Spirito Santo. Questa piccola realtà presente nella nostra comunità parrocchiale, guidata dal signor Antonio Magaldi, anche lui toccato dalla presenza dello Spirito Santo nella sua vita, è una realtà piccola, fedele e laboriosa, una realtà che si dedica alla formazione, alla preghiera e alla effettiva collaborazione con la comunità parrocchiale. Questa celebrazione che vengo a presiedere questa sera con grande gioia, in questa occasione nella quale i cenacoli di preghiera si radunano qui per la visita della Presidenza Nazionale dei Discepoli e Apostoli dello Spirito Santo. Stare in mezzo a voi è stato per noi una grande felicità, una grande gioia. Ringrazio Don Cristian per l'accoglienza e soprattutto il vostro vescovo Pietro, che ha reso questa meravigliosa celebrazione veramente un evento pentecostale. Grazie a tutti quanti voi per questa celebrazione così raccolta, così intima. Davvero abbiamo pregato bene, il Signore ci ha fatto grazia di preghiera questa sera. Se nella Chiesa si pregasse di più, veramente quante cose belle accadrebbero. Se nella Chiesa si pregasse di più e si chiacchierasse di meno, quante cose belle il Signore potrebbe fare.